Eccole qui le squadre già pronte sul terreno di... Arrivata in estate proprio dal Verona, una militanza dove ha collezionato 35 presenze. Attenzione però all'Ellas, subito pericoloso, il pallone in area, c'è il gol! Si sblocca il match, ha segnato Sedegno! Dopo appena un minuto e 20 secondi l'Ellas sblocca il risultato. Match per il primo gol di questo campionato della formazione giallo-blu, l'iniziativa dalla destra di Pasini con Anghileri che non riesce a deviare sotto... troppo lungo, Derita qui però rischia di proteggere un pallone che si stava fermando, Sedegno glielo porta via, poi prova il tiro sul secondo palo con la risposta da parte di Capelletti, chance importante per l'Empoli, parte Bellucci, pallone fuori, ha provato ad aggirare la barriera, prova però nell'intercettare il pallone Lotti, Catelli prova a venire fuori, contrastata ancora da Bardin, Prugna, vediamo se riesce a verticalizzare subito, va a sinistra da Dompig, uno contro uno con Ledri, Dompig si porta il pallone sul destro, prova a calciare Dompig e arriva il pareggio dell'Empoli al quinto minuto della ripresa ed è un gran gol quello segnato da Chanté Mary Dompig, lo rivediamo che va a puntare Ledri, si sposta il pallone sul destro e poi scarica di potenza sul primo palo, entra in area Dompig, cerca ancora di liberare il destro, poi però è chiusa, ne ha tre intorno Dompig, comunque la protegge bene, cerca spazio, trova il fondo, il cross deviato, il tiro in rete, rivediamo tutto qui, gran lavoro di Dompig fra tre avversari a proteggere palla, poi a sgusciare sul fondo, sul cross Ulderici a colloquio anche con i suoi collaboratori per valutare altri eventuali cambi. Quick Knoll rischia tutto, perde palla clamorosamente e salva tutto Capelletti, vicinissimo al pareggio l'Ellas con Nilsson, arbitro che invita l'Empoli a non perdere troppo tempo, Knoll adesso batte la punizione per Bragozzi di testa, ancora lei e chiude i conti all'85esimo, Asia Bragozzi, Empoli 3 Verona 1. È festa grande sulla panchina azzurra, perché adesso davvero la vittoria è un passo. Sulla punizione di Knoll è riuscita a prendere il tempo a Oliva. Poi Silvioni tiene vivo il pallone, Mella ancora dentro per l'inserimento, dentro l'area di rigore e il pallone che esce di pochissimo. Ci ha provato proprio Monterubiano. In diretta domani alle 12.30 Napoli-Milan, alle 14.30 Sassuolo-Lazio e Pomigliano-Inter, finisce 3-1 Empoli-Ellas-Verona, vince l'Empoli femminile e trova la prima vittoria di questo avvio di campionato.